Ciao a tutti. Prosegue il discorso sull'apparire dell'apparire dell'apparire. Nel video precedente ho iniziato a spiegare che questa struttura risulta essere originaria e non è una mera speculazione o qualcosa di gratuito, inutile, ma nelle tesi di Severino è anche funzionale per affermare la connessione della parte con il tutto e quindi si collega all'eternità di tutti gli esseri. Va anche ribadito che l'apparire dell'apparire dell'apparire è valido a prescindere dal fatto che poi implichi l'eternità o sia implicato dall'eternità di tutti gli esseri. Il fatto che sia implicato dall'eternità di tutti gli essenti è un'ulteriore necessità del suo affermarsi, ma è tale la sua verità, il suo essere un fatto, a prescindere anche da quello. Ovvero, è innegabile che quando appare un ente, appare anche il suo manifestarsi e appare immediatamente anche il manifestarsi del suo manifestarsi. Il manifestarsi del manifestarsi dell'apparire di questo contenuto. Questo può sembrare una ripetizione inutile, ma non lo è. Lo è solo nella prospettiva della logica isolante nichilista che separa ciò che è unito, separa il piano logico da quello fenomenologico e separa quindi l'apparire dei contenuti nella coscienza dalla coscienza stessa. Quindi separa l'esperienza dal luogo in cui appare l'esperienza. E giusto per ricordarlo, il piano logico è distinto da quello fenomenologico, ma ne è inseparabile. Sono due piani inscindibili. Non ci sarebbe l'uno senza l'altro. Se infatti si desse solo un piano logico, questo piano logico non apparirebbe mai, perché gli mancherebbe il manifestarsi fenomenologico. E quindi sarebbe un nulla. E se il piano fenomenologico fosse scisso da quello logico, sarebbe un piano contraddittorio, dove ciò che appare non sarebbe coincidente con se stesso e sarebbe anche equivalente a tutte le altre cose, quindi alla sua negazione. E in una simile circostanza non potrebbe apparire proprio niente, giacché tutto sarebbe equivalente a tutto, quindi apparirebbe qualcosa di puramente indeterminato che in quanto indeterminato non potrebbe apparire, anche perché l'apparire stesso di quel contenuto sarebbe a sua volta equivalente a tutto il resto e alla sua negazione. Una volta ricordato questo, si deve quindi riconoscere che il piano logico e il fenomenologico sono sì diversi, ma inseparabili, sono due aspetti diversi di un'unità inscindibile. E l'apparire dell'apparire dell'apparire si connette a questa struttura unitaria. Quando appare un qualunque contenuto nell'esperienza, non si manifesta mica solo il contenuto, ma si manifesta anche il suo manifestarsi nel pensiero trascendentale, cioè nello sfondo trascendentale della coscienza. E in questo sfondo non appare solo l'apparire e l'apparire dell'apparire del contenuto, ma appare anche l'apparire del manifestarsi dell'apparire del contenuto. E questa triplice struttura, come dicevo anche nel video precedente, è immediata. Che vuol dire? Non vi è un primo apparire a cui subentra poi un altro e un altro ancora. Il primo, il secondo e il terzo fanno parte di un'unica struttura immediata. Sono tutti e tre inclusi uno nell'altro. Sono tre momenti diversi, ma inseparabili, dove la coscienza del primo apparire è la stessa che anche nella seconda, nel secondo e nel terzo apparire. È come avere di fronte due specchi, uno davanti all'altro, e nel riflettersi del primo nel secondo, il secondo restituisce l'immagine del secondo al primo, e quindi il primo si auto-osserva, diciamo, in modo mediato, attraverso l'immediatezza di quella connessione con il primo, con il secondo specchio. Quindi ricordiamo, il mediato è fondato sull'immediato, struttura originaria. Ora,
Severino ha mostrato con un'argomentazione elenctrica l'impossibilità di affermare un soggetto diverso dall'apparire. Perché se vi fosse un soggetto altro dall'apparire, si creerebbe un regressus in definitum, in quanto l'apparire come sfondo trascendentale è il luogo dell'esperienza, è la base costante, permanente, innegabile. E in questa base, qualora vi fosse un altro soggetto rispetto a se stessa, apparirebbe il manifestarsi del mondo a quel soggetto. E apparirebbe anche l'apparire del manifestarsi del mondo a quel soggetto e l'apparire dell'apparire dell'apparire di questo fatto. E anche l'apparire dell'apparire 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 e poi l'apparire così via all'infinito. E lì si creerebbe un regresso sino all'infinito. Proprio perché si sarebbe richiesta, si avrebbe affermato la necessità, che non è poi tale, è impossibile, che qualcosa, il mondo o un qualunque contenuto debba apparire a qualcuno, che sia altro dall'apparire. Allora, questa è la conseguenza. Se l'apparire non è autofondante, non ha fondamento in sé, non sussiste in se stesso, ma richiede sempre che ci sia qualcun altro oltre a se stesso, che sia il soggetto dell'esperienza. Allora, lo ripeto, il primo apparire apparirebbe al presunto soggetto altro dallo sfondo, ma questo fatto apparirebbe nello sfondo, innanzitutto, questo fatto è impossibile. E apparendo in maniera innegabile il fatto che comunque si manifesti il manifestarsi del mondo a quel presunto e impossibile soggetto. Questo ulteriore apparire, non potendo apparire a se stesso, richiederebbe un altro apparire, un altro soggetto, un qualcos'altro oltre a sé. E di nuovo, questo terzo apparire, non potendo sussistere autonomamente, non potendo essere appunto base di se stesso, dovrebbe apparire di nuovo a qualcuno. E così via all'infinito. Dov'è il problema per chi non accetta questo argomento? Chi non accetta questo argomento potremmo dire che sovente non accetta proprio la base del problema, da cui sorge poi l'aporia, il problema nella prospettiva tradizionale comune. Cioè l'idea che l'apparire sia complesso. A monte non è neanche accettata questa eventualità, che poi non è tale, è un fatto. Allora si vuole separare nella prospettiva negante tutto ciò. Il fatto che questo apparire del contenuto appaia nella coscienza e che quindi non appaia semplicemente solo il contenuto empirico, se possiamo chiamarlo così, ma al contempo, simultaneamente, questo apparire è portatore anche di un altro, che è il manifestarsi dell'apparire di quel contenuto. E un ulteriore altro apparire si presenta immediatamente insieme agli altri due. È il manifestarsi dell'apparire di quel contenuto. Siccome questo è un fatto innegabile, perché è semplicemente una descrizione accurata e approfondita di quello che appare, cosa che invece la logica isolante nichilista cerca di occultare, cerca di dimenticare, separando l'esperienza fenomenologica dal luogo in cui appare, cioè dalla coscienza. E quindi non rilevando il fatto che non appaia solo mai il contenuto empirico, simpliciter, ma anche assieme ad esso, simultaneamente, in maniera co-originaria, anche il manifestarsi del manifestarsi di quel contenuto. Cioè, quando appare un contenuto, non appare solo la consapevolezza del contenuto che appare, ma immediatamente è presente anche la consapevolezza della consapevolezza, cioè il sapere che sta apparendo questo contenuto. È autoevidente, è ovvio che nell'apparire di questo contenuto sia saputo anche il fatto che appaia questo contenuto.
Il fatto che appaia questo contenuto non è portatore solo del sapere, dell'apparire del contenuto, ma è portatore anche del sapere del fatto che appaia il contenuto. E quindi questo è un sapere ulteriore, potremmo dire che è l'autocoscienza, come infatti anche afferma Severino di questa struttura. Ma infine questa autocoscienza sa anche di essere autocoscienza, cioè appare anche immediatamente il sapere di sapere che appare un contenuto. E questo sapere chiude il cerchio, non crea poi un regressus indefinitum perché è un'unica struttura che non necessita di altro all'infuori di sé, non ricade nell'aporia, nel problema, nella contraddizione del regressus indefinitum, di un soggetto che dovrebbe essere soggetto dell'esperienza perché si assume la falsa necessità che l'apparire debba apparire per forza a qualcuno, e quindi se l'apparire deve apparire per forza a qualcun altro che non sia l'apparire, è chiaro che tutti gli apparire dovranno necessitare sempre di un altro al di fuori di loro, e così via all'infinito a quel punto. Proprio perché, lo ripeto per l'ennesima volta, l'apparire non è semplice, e questo è il fatto. L'apparire è una struttura triplice, e sfido chiunque a negarlo. Chi volesse negare questo, infatti, dovrebbe negare l'evidenza che quando appare un qualunque contenuto dell'esperienza, appare immediatamente anche il saperlo. Cioè appare, ma non è un sapere, attenzione, di tipo concettuale, tra virgolette riflessivo, diciamo nel senso ortodosso del termine, sul piano logico, psicologico, eccetera. Ma è saputo in un senso immediato preriflessivo, come potremmo dire. Cioè è autoevidente che a manifestarsi non sia solo questo contenuto, ma anche che apparendo questo contenuto si manifesti anche il suo stesso manifestarsi. Voglio dire, il manifestarsi di questo contenuto è un fatto, ma è un fatto anche che si manifesti il manifestarsi di questo contenuto, perché se non si manifestasse, se non fosse noto e non apparisse quindi il manifestarsi di questo contenuto, non apparirebbe neanche il contenuto. Perché sarebbe nulla il suo stesso manifestarsi se non fosse noto l'apparire del suo apparire. Forse mi sto ripetendo troppo, però provo a spiegarlo anche con l'esempio visivo. Allora, appare questo ente. Nell'apparire questo ente è implicito che sia apparso anche il suo stesso apparire. Cioè il suo stesso apparire è un fatto, perché se fosse nulla, renderebbe nullo anche l'apparire iniziale, potremmo dire, quello semplice o creduto come tale. È innegabile che si manifesti il suo apparire. Non c'è solo il suo apparire, basta. Si manifesta anche il suo apparire. Perché se così non fosse, se non si manifestasse anche il suo apparire, noi non sapremmo neanche dell'apparire simpliciter di questo ente. È difficile forse trovare termini diversi per farlo capire, ma una volta, diciamo, ottenuta la comprensione immediata di quello che sto dicendo, è chiarissimo, è qualcosa di talmente ovvio dopo, di talmente lampante, che non può essere più messo in discussione perché risulta autoevidente. Per questo sto cercando di usare termini diversi per vedere qual è quello che rende meglio l'idea, che fa subito capire immediatamente questo fatto. Ci riprovo un'ultima volta, a scanso proprio di così per scrupolo, vediamo un po' se mi vengono delle parole migliori per far notare questo fatto. Allora, chiamiamo
l'apparire, diciamo, semplice, presunto tale, A. Allora, appare A. Ora, per sapere che A c'è, A sarebbe l'apparire di questo contenuto, come si fa a negare che appaia A? Allora, lo ripeto, con A io non chiamo A solo l'oggetto, chiamo A il suo apparire. Ora, appare A? Sì, ma non può apparire A senza che appaia il suo stesso apparire, se no non apparirebbe neppure A. Forse adesso con un esempio un po' più semplificato con la lettera, con le lettere, forse si capisce schematicamente meglio. Per apparire A, che non è solo l'oggetto in sé per sé, ma è il suo stesso apparire, deve apparire anche l'apparire di quell'apparire. Se no non apparirebbe neanche l'apparire simplicitere dell'oggetto. E tra l'altro è autoevidente che appaia anche il suo apparire, cioè che sia in qualche modo manifesto e presente il fatto che appaia l'apparire di questo contenuto. E certamente non si può dire che questo fatto sia un puro nulla o una mera aggiunta, ma è un qualcosa di fattuale, che in quanto qualcosa è un ente e non un nulla. Negare che appaia l'apparire di un contenuto significa far equivalere un non nulla a un nulla, cioè l'apparire dell'apparire, che non è nulla, al nulla. E inoltre significa anche negare l'apparire semplice, che non apparirebbe neanche, non potrebbe apparire se il suo stesso manifestarsi fosse nulla. No? Non so se riesco a farmi capire, perché è una cosa talmente chiara per me, ma anche mi rendo conto difficile da comunicare per chi non ha studiato le tesi di Severino. E può sembrare che sia uno strano sofisma superfluo, però se ci si riflette bene, non può esserci un qualcosa come il semplice apparire se non apparisse quello stesso apparire. Non sarebbe neanche un semplice apparire, non sarebbe proprio. E purtroppo non riesco a trovare altri termini per far capire in modo più chiaro questo fatto. Però, magari, pensandoci di più, potrei essere in grado di trovare una formulazione ancora più chiara, semplice per chi non ha studiato le tesi di Severino. Perché poi questa è la difficoltà. La difficoltà di far capire questi concetti già difficili, che comunque richiedono una certa astrazione, questo è vero, ma un'astrazione che ci riporta nel concreto assoluto dell'esperienza, nella sua base implicita. E dicevo, quindi è difficile comunicare questi concetti a chi non ha studiato Severino o a chi lo ha studiato poco approfonditamente. Dicevo, allora, una volta posto che è necessario il fatto che appaia anche l'apparire, perché altrimenti lo stesso apparire base del contenuto sarebbe un nulla, in quanto non apparendo, non manifestandosi il suo stesso apparire, non apparirebbe neanche se stesso. È noto, ecco, forse adesso trovo un modo ancora più chiaro di esprimerlo, è noto che appaia X, che è la matita, perché appare anche il suo manifestarsi, cioè appare l'apparire di X. Se non apparisse innanzitutto l'apparire stesso di X, non apparirebbe neanche X, perché a quel punto apparirebbe un X senza che appaia il suo stesso apparire, e quindi non apparirebbe neanche X. Più di così per adesso non riesco a renderlo chiaro questo fatto. Comunque. E ricordiamo che poi è necessario il terzo apparire che chiude il cerchio, chiusa parentesi. Comunque, quantomeno dovrebbe essere chiaro che è necessario un ulteriore apparire rispetto al semplice apparire empirico. Ora, dicevo all'inizio del video, più o meno, che l'apparire dell'apparire dell'apparire si connette anche all'eternità, cioè è implicato anche dall'eternità di tutti gli essenti, in quanto se così non fosse, e quindi i tre apparire non fossero tutti congiunti in un'unica struttura in modo originario, la loro congiunzione avverrebbe, si creerebbe dal nulla.
Ricordiamo, secondo le tesi di Severino, tutto esiste già. Nell'apparire infinito, tutti, potremmo dire, i fotogrammi della realtà, tutte le immagini 3D che compongono il nostro mondo e tutte le emozioni, gli stati di coscienza, le riflessioni, le parole, il linguaggio, le interazioni di ogni tipo di comunicazione, di scambio di informazione, di riflessione, sentimenti, emozioni e tutto, esisterebbe da sempre in un'unica struttura immutabile, determinata, dove ogni fotogramma avrebbe la sua collocazione, potremmo dire. Assieme anche al loro apparire. Quindi vi sarebbero già tutte le relazioni anche e l'ordine già prestabilito de della successione del loro apparire processuale nella nostra prospettiva finita, che sarebbe una parte della coscienza infinita. Se tutti e tre questi apparire di ogni momento non fossero già connessi nell'apparire infinito, ma dovessero connettersi nella nostra esperienza, la loro connessione subentrerebbe dal nulla. E siccome anche la connessione, la relazione tra gli essenti e tra gli apparire sarebbe un essente, è un essente anzi, è impossibile sostenerne il divenire nichilistico, cioè il crearsi dal nulla o il divenire nulla. E quindi è necessario che anche questi, gli apparire nella triplice struttura siano già connessi originariamente. Ecco quindi perché triplice struttura dell'apparire ed ecco perché si connette all'eternità. Se questi tre apparire non fossero già inclusi l'uno nell'altro e fossero invece separati, il loro apparire nel piano della nostra esperienza sarebbe un apparire di una relazione tra di loro improvvisa, magica, proveniente dal nulla, il che è escluso dalle tesi di Severino. Chiaramente in questo video non ho spiegato come si arrivi a sostenere l'impossibilità del divenire nichilistico e la necessaria eternità di tutti gli essenti. L'avevo accennato nel video precedente e l'ho spiegato in altri video che magari metterò in descrizione sotto questo video, metterò il link. Soprattutto di alcune playlist su questi argomenti. Volevo solo ricordare il fatto che l'apparire infinito è appunto il luogo dove tutte le cose esisterebbero da sempre e serve proprio per giustificare la variazione dei contenuti nella nostra esperienza in modo non nichilistico. Perché se pensiamo a dei fotogrammi che stanno già in una pellicola e che esistono a prescindere dalla loro proiezione, i conti tornano. Infatti, i fotogrammi di una pellicola esistono anche prima e dopo la loro proiezione, a prescindere dalla loro proiezione, sono sempre lì sulla pellicola. L'apparire finito, quello della nostra esperienza, sarebbe la proiezione processuale, quindi l'apparire e lo scomparire nel e dal il nostro sfondo dell'apparire di quei contenuti, che però esisterebbero prima e dopo il loro essere apparsi e scomparsi qui, ed esisterebbero tutti eternamente nell'apparire infinito. E va bene. Il divenire nichilistico perché è negato da Severino? Perché risulta impossibile in quanto autonegantesi, perché deve assumere la struttura originaria come opposizione del positivo e del negativo in un primo momento, mentre in un secondo momento deve tentare di negarlo. Ma questo l'avevo già di nuovo accennato nella prima parte del video, a cui vi rimando. Quindi grazie per l'attenzione, un caro saluto e alla prossima.